ragazzi, quest'anno per Halloween faremo un dolce da paura, vero Ale? Sì, certo. E io, mentre io filmo oggi, io sono dietro la telecamera, tu Ale Spadelli Cervelli. Lo so, me l'ero preparata, è bellissimo, vero? Ok. Allora, abbiamo preso questo fantastico gelatin brain mold per fare un cervello gommoso grande così. Abbiamo preso la gelatina, quella proprio americana, la Gel-O, perché sembra, almeno guardando i video su YouTube dei super americani che fanno le cose super gelatinose, che la Gel-O è l'ingrediente segreto, quindi ce lo siamo procurati, gusto fragola, che si sa è quella più cervellosa che si certo, sia, non ci credo, vabbè. La nostra caraffa IKEA ci aiuterà perché? Perché conta in coppe, in cups, e quindi gli americani contano in cups, e quindi va benissimo così, o meglio in tazze, non in coppe, Davide, come traduci in inglese? Non si sa. Ok, poi abbiamo gli altri ingredienti della gelatina in sapore, questa invece, questa me la sono procurata dove vado solitamente a fare la spesa, ok, non in America, dello zucchero finissimo perché per rendere ancora più dolce la nostra gelatina gommosa, abbiamo poi una, un contenitore di vetro trasparente che utilizzeremo per mescolare l'acqua, ovvero le 4 tazze d'acqua bollenti con tutti gli ingredienti, cosa che faremo tra un attimo, e infine ragazzi abbiamo una tazza che sembra non servire a nulla, ma in realtà cosa useremo? La utilizzeremo come stabilizzatore del nostro cervello, così Ale potrà più facilmente spadellare il cervello. Perfetto. Allora, è tutto praticamente pronto, tranne lo spaccottamento della mitica e misteriosa Gel-O. Apriamola Ale, è praticamente appena arrivata. Wow. Diamo un'occhiata. Abbiamo un sacchetto cardboard, diciamo, cioè tipo cartone, eccetera, tipo carta. E non è niente di che, ragazzi, è un sacchetto con dentro, credo, della gelatina. Prova ad aprire, diamo un'occhiata. Certo. Non ti dico di dare una nusata, ma sì Ale, dai anche una nusata. È bello di stare dietro la macchina da presa, mentre tu dai la nusata. Nusa. Molto fragolosa. Molto fragolosa, vedo già un colore fragoloso. Colore fragoloso, profumo fragoloso. Ok, perfetto per fare cervelli. Bene, abbiamo scaldato l'acqua e quindi siamo pronti. Primo ingrediente, l'americanissima Gel-O. Wow. Quindi inseriamo la gelatina e guardate l'effetto rosso che fa. È già super rosso. E prima bustina. Uno. E poi seconda bustina. Qua ragazzi devo dire che a quantità Ale non si scherza. Due. No, qua bisogna veramente darci dentro di gelatina per ottenere l'effetto super gommoso che senti si vuole. Senti che profumo. Sai che questo quando... cervello non deve essere male. Sì, hai ragione, mandalo un po' di qua, non è arrivato. Ecco, è arrivato. Fragolosissimo. Beh, dopo ce lo assaggiamo, scusa. Qua facciamo gol a tutti. Ce lo assaggiamo tutto il cervello. Bene, bene. Vado di mescolata, eh. Prima mescolata. Ok, scioglie subito, no? Mi pare sì, da qua. Sì. Con l'acqua caldina, sì. Sì, guarda lì. Andiamo col secondo ingrediente. Secondo ingrediente è un po' di zucchero per dargli giusto quella, quel, insomma, quell'effetto zucchero. Se non fosse abbastanza dolce. Se non fosse abbastanza dolce la gelatina, no, ci mettiamo anche un po' di zucchero, ma sì, dai. Quell'effetto caramelloso. Bene, a questo punto inserito anche lo zucchero, si scioglie tutto. Ma direi di sì. Gira. Si scioglie. Ora tocca all'ingrediente finale, ovvero altra iniezione di gelatina per ottenere l'effetto super gommoso. Vediamo, attenzione. Gira. Vediamo se ce la fa a prenderla tutta. È tanta. C'è qualche groppo, vero Ale? E allora siamo passati alla frusta. Diamo una frustata al nostro futuro cervello. Vai. Olio di cervella. Guardate il gomito. Vai Ale. Vado. Nonostante la frusta, il cervello pare ancora con dei grumi. Sì. Sono dei grumi, potrebbero essere dei neuroni particolarmente grossi. È resistente. Allora abbiamo deciso di colarlo, ragazzi. Aggiungiamo questa fase alla ricetta. Allora, prendiamo il vasone, eccolo qua, e via col colino. Cervellissimo! Oh, il colaggio funziona. Perfetto. Questa deve essere gelatina che proprio non gli ha fatta sciogliere, cipolaccia. Baiale, versa cervella. Si riempie. Blu. Occhio. Mi raccomando, qua lo stabilizzatore è servito un sacco. Ci siamo come quantità? Perfetto, la quantità è quella giusta. Il cervello è stato colato. Bene, il cervello è stato colato nello stampo. A questo punto, ragazzi, non ci resta che
andare ad aspettare un attimo che si raffreddi. E poi, perché mai mettere le cose calde in frigo? Non mi ricordo perché, ma so che non si fa su quelle cose, sì, che tipo non bisogna fare nella vita. Ok, non fatelo, aspettiamo un attimo, poi lo mettiamo in frigo. Lo metteremo in frigo per tutta la notte, sì. Domani ci svegliamo e lo assaggiamo, ah. E mentre il nostro cervello sta in frigorifero a solidificarsi, prepariamo anche la bibita del caso, ovvero proviamo a fare la pioggia di sangue colante. Esatto, perché in questo caso Ale la si può solo guardare. Non consiglio di berla, anche perché vediamo gli ingredienti. Allora, abbiamo dell'olio di frittura e abbiamo del colorante, colorante però in polvere, perché a differenza del colorante, diciamo, quello per le torte classico che trovi al supermercato, anche questo in realtà lo trovi al supermercato, ma comunque non facciamo questi ragionamenti. Allora, no. Questo colorante in polvere si scioglie anche nell'olio, invece quello a base d'acqua non si scioglierebbe, perché olio e acqua fanno a cazzotti. Acqua che ci servirà invece come base, dove poi cadrà la pioggia d'olio, e che abbiamo in questo barattolo, che è un ex barattolo di Nutella. Oddio, che buono, cari, ok, non diciamolo troppo a voce alta. Bene, a questo punto, Ale, possiamo aprire il colorante in polvere, gettare direi una bella metà di colorante in polvere, facciamo con le dosi a occhio, nell'olio, e aiutandoci con la signora forchetta possiamo andare ad amalgamare i due ingredienti. Perfetto, ragazze, è la prima volta che usiamo il colorante in polvere, ottima solubilità. Bene, direi che il sangue blu è pronto, ragazzi. Ora, seconda parte, andiamo a mettere il nostro composto sanguinolento all'interno del nostro composto acquoso, cioè dell'acqua. Ok, vai Versa. L'olio torna su. Giustamente. Bloop, fa bene, un effetto blu blu. Niente male. Ci avviciniamo. E che succede? Risale! Abbiamo fatto una pioggia che va in contrario. Non scende. Non scende, Ale, fallo scendere. No, convincilo, stimolalo con la forchetta. Questo a venire su. Bloop, bellissimo. Beh, questo effetto è strepitoso, eh. Ok. Cosa fa la salita del sangue invece? La discesa. Facciamo che lo filmo all'incontrario. Ecco. Sta scendendo. Senti, se buttassimo altro colorante, ci proviamo? Sì. Però dovrei mescolarlo prima con l'olio, perché ho paura che si mescoli anche con l'acqua se lo giusto metto dentro. Allora, mescoliamo un po' di colorante nella vaschetta. Mettiamo ancora un po' di olio. Vai. A questo punto, fatto questo nuovo mescolotto, lo andiamo ad inserire qui all'interno. Che succede? Bloop. È scesa una bolla. È scesa un'altra bolla ancora. È la pioggia di sangue. Sì! C'è la pioggia... Sì! Woo! Quello sotto lì quindi è sangue super raggrumato, che sta cercando di salire. Si sta ribellando questo sangue a un'anima. Guardalo, lo vedi? Lo vedi che dice... Sono lì? Guarda, l'hai fatto cadere ancora. E quello dobbiamo sotto vuole cadere sopra. Un rimescolotto. Aspetta che sale. Spettacolo! Wow. È salito, sceso, spettacolo! Wow! Diamo una bella mescolata e vediamo cosa succede. Tornado di sangue. Bellissime tutte le particellone che si creano. Vediamo, l'olio è meno denso, quindi sale su, però non è molto convinto, eh. Questa volta non è molto convinto rispetto a prima. Un po' è rimasto giù, un po' sale su. Abbiamo fatto un caos infernale. Quindi, a cosa abbiamo imparato da questo esperimento assolutamente provato? Allora, che sarebbe bastato in effetti prima mettere quel filino di colorante in più e avremmo raggiunto la densità perfetta che abbiamo raggiunto dopo. Solo che avevamo già un po' la densità prima leggera, ma in realtà, peccatissimo. Qual è la brutta notizia? È che ho finito il colorante! Non si può replicare. Non possiamo replicarlo. Insomma, ragazzi, se l'idea era quella di far colare delle gocce, quindi rendendo l'idea proprio della pioggia di sangue, non ci siamo finalmente riusciti, facciamo fail. Beh, però in realtà con il gocciolone siamo riusciti a farla cadere. Sì. Per cui diciamo, l'obiettivo era quello di far cadere tante goccioline, pian pianino. Diciamo, bisognava metterci un po' più di colorante all'inizio e forse a quel punto
il liquido superiore aveva quella densità leggermente superiore appunto, per poi iniziare a scendere man mano in diverse goccioline, non nel gocciolone che abbiamo fatto, anche perché abbiamo usato poco olio, tanto colorante, avevamo poco liquido, eccetera eccetera. Per cui ragazzi, l'esperimento può venire assolutamente. Consiglio una buona scorta di colorante, una buona scorta d'olio e una buona scorta di esperimenti per riuscire a trovare il giusto equilibrio, per poi riuscire a rendere il liquido superiore quel po' più pesante per farlo scendere. A questo punto, dopo esserci lavati le mani, sei tu che asciugiamo il cervello con le mani sporche di blu, possiamo andare a mangiarci il cervello. Bene ragazzi, ci siamo, eccolo uscito dal frigo. Com'è Ale? Bello sodo questo cervello, vediamo. Guarda tu. Vai, dai, prova col dito, vai. È bello gommoso, è anche trasparente. Sì, è trasparente. L'effetto trasparenza, gommosità è stata ottenuta. Abbiamo anche quella specie di liquido cervelloso che è questa scometta un po' rimasta, ma fa quell'effetto orrido. Abbiamo i piatti, abbiamo il coltello all'uminesco, abbiamo le forchettine, perché forse in effetti col cucchiaino ci sguiscia da paura, abbiamo puntato sulle forchette. A questo punto togliamo il cervello dallo stampo. Ci aiutiamo con un coltello, in punta di coltello, stando attentamente a non rovinare lo stampo, e iniziamo diciamo a staccarlo pian piano dallo stampo, vedete, in questo modo, pian pianino, tanto un cervello di gomma non sente niente. Scusate, ma sono entrato in pieno spirito Halloween. Ale, come va? Raccontaci da lì, che io sono qua dietro alla macchina. Allora, basta una piccola pressione ed effettivamente si stacca. Dai, siamo ottimisti. Ma così a mano, no? Perché verrà. Il fail sulle gelatine è dietro l'angolo di ogni video di YouTube. Così ad occhio. Ti sembra bello sodo e quindi riusciremo a staccarlo, oppure ti sembra che no, è fail? No, viene. Tu lo senti bello solido? Sì, bene. Perché si stacca, si vede che si stacca. Mi avvicino ancora di più. Adesso piano piano rifaccio il giro. Ecco qua, è sanguinolento questo da vicino. Avviciniamoci. Aspetta che metto a fuoco, guarda i riflessi del cervello proprio, guarda lì. Perché adesso sto arrivando nella zona gustosa. Irregolare, no? Ah, ok, sì. Qui staccare diventa un po' più... Ecco, la schiumetta vista da vicino così è ancora più orrida, ragazzi. Un po' più arduo, ma noi siamo... Vai, sì. Valorosissimi. Stacca. Devo prendere confidenza con la materia. È il momento della verità, ragazzi. O è fail o è cervello. Vai, senza pietà. Vai. Adesso cosa lo cominciamo? Colpetti. Scendi. Vediamo. Anche lo stampo non è come il silicone. Che si riesce a... lo stampo è bello rigido. Però, eccolo. Una bolla d'aria. Eccolo, si sta ribellando lo stampo. Lo sento, si sta ribellando. Arriva. Dai Ale. Dai. Forza. Praticamente tutto l'emisfero da questa parte anche si è praticamente staccato. Anche dall'altra parte. Ha fatto la cresta, vedete. Dai, andiamo, adesso bisogna staccare la cresta. Di qua. Cos'hai in mente? È che dall'altra parte non è elastico. Si riesce ad allargarlo solo di fianco. Forza. Dai, cedi. Muscoloni. Cedi. Ti do un dito? Non posso. Forza. Eccolo. Lo sento. È gummy. Ti prego, posso metterci il dito? È durissimo. È super gommoso. Aspetta che ci vengo vicino perché ha dei riflessi. Aspetta qua, metto molto poco. Cervellosi. E rimbalza praticamente. Tutti, ma così freddo, tutto. Ma mi viene voglia. Girami il piatto che lo mostriamo bene. Poi ecco, magari qua con il coltello basta un po' insomma sistemare, abbiamo qualche adesivo. Emisfero destro, emisfero sinistro. Ok. Guarda, lì c'è un ricordo. Scusa, abbiamo visto troppo poco Inside Out per la guarda. Ok, no? Oh, carino lui. Ma soprattutto, sì. A questo punto, dopo averlo visto nella sua gran beltà, sorge una domanda, Ale. Sarà pure buono? Andiamo all'assaggio! Ale, secondo me mi risponde. Sì. Hai visto? Lui va di là e poi torna di qua, si muove. Bene, è arrivato il momento del taglio. Allora,
Beh, invita a tagliarlo di metà. Di sì, longitudinalmente. Cioè, io farei una fettina, la torta via, perché sì, non ho mai tagliato un cervello, qua lo confesso. Beh, ok, è la prima volta. Ok, sì, bene, grazie cara. Allora, vai, un taglio netto. Devo dire che... Eh beh, fa resistenza. Fa resistenza, è corposo, il cervello. D'altronde c'è della materia grigia. Davide, basta, ok, Halloween. Allora... Il coltello è rimasto il coltello ha avuto difficoltà. Allora, oh, guarda, pronta? Abbiamo uno strumento. Abbiamo anche adatto. Lo strumento adatto. Si sa. Ma è durissimo! È durissimo! Io assaggerò un pezzettino. Allora. Guarda come c'è bene, però. Hai visto? Vai, tu che sei uno storto. Fai il lavoro fino in fondo. Guarda, c'ho il terrore del coltello. Allora. Wow! Wow, che bella! Wow. In dritta se no non ti sposo, eh! Dritta se no non ti sposi, ne toccavo papam! Ok, così. La gelosia. Guarda, è trasparentissima! Ma infatti, come avevi visto, si vedeva. Secondo me in Jurassic Park avevano una cosa di gelatina. Fantastica! Aspetta, la tua, questa non vorrei che aspetta, ok? Si vede anche attraverso. Si vede attraverso? No, fatti vedere attraverso il cervello. Già sogno il selfie cervello. Allora, io faccio il lobo frontale. Guarda. Allora, io faccio il lobo frontale, così. Olè. Vediamo cosa cambia di sapore. Non so certo. Nulla, ovviamente. Fa anche un certo rumore di rilascio, tipo... Meglio che non lo ripeta. Madonna, ragazzi, vuole veramente il coltellone da grandi performance. Eccoci qua. Lo strumento. Grazie, strumento, fine della torta. La torta da gran pâtisserie. È un po' più sottile. Sì, non ho capito perché. ma perché il lobo frontale è più pesante da digerire. Ah, va bene. Bene, a questo adesso punto. La atterriamo perché sennò. La atterriamo se non riusciamo a mangiarla. Io direi di farlo assieme. Allora, no, non mangerò un pezzo così grande. Ok, non mangerò un pezzo così grande. Mangerò un pezzo così. Allora, cin cin. Cin cin, buon cervello. Ok, buon cervello. Ah. Scivola in bocca, da di qua, di là, non riesco a prenderlo. Come ti metti? Non riesco, all'attacco. Fermati, è vivo. È vivo, è come ancora. È molto buono. Cioè, è molto fragoloso. È molto fragoloso, sicuro. Diciamo, ricorda una super caramella gelée, grossa insomma direi. Anzi, io addirittura, io adoro talmente tanto lo zucchero, che lo spargerei di zucchero, tipo le caramelle quelle con lo zucchero in giro. No, dobbiamo dare la seconda assaggiata. Cin cin. Aspetta che... Ok. Sì, in effetti è terrore. Guarda che bello, è splendido. Ci potrei fare un anello. Sono delle gemme. Sì, sì, bravo, esatto. Un orecchino. Potrei fare anche... Basta. Ok, vai. Cin cin. Cin cin. Allora, prima morso. Ho paura di parlare perché ho terrore che parta un pezzo sulla telecamera. Non sarebbe carino. Non sarebbe carino, eh. Non so parlare. Mi saliva. Tu vedi che esce saliva per cercare di bloccare il pezzo di cervello e di contenerlo all'interno di un nucleo. Qualcosa di questo tipo. Continui. Io continuo. A me piace. Bene, mentre rimiro il nostro cervello, che è fantastico, guardiamolo in tutte le direzioni. Direi ragazzi che l'esperimento cervello gommoso è riuscito. Detto questo, non vi annoieremo mentre, perché adesso noi ovviamente lo finiremo, ragazzi. Certo. Metà tu, metà io, ok? Ragazzi, se avete domande su come realizzare un cervello gommoso o in generale sulla gommosità in generale, scrivete qua sotto nei commenti. Se questo video cervelloso vi è piaciuto, un bel pollicione. Vi aspettiamo qua sotto per domande nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube di Giocami Ragazzi GPR per non perdere i prossimi video, ragazzi. Bye. Ciao ciao, Davide Ale.